Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Non è un video scritto come faccio al solito, ma è un video più improvvisato perché voglio parlare di questo argomento finché, diciamo, il ferro è caldo, perché poi sapete che su internet le informazioni viaggiano talmente veloce che se aspetto a parlarvene poi magari il messaggio arriva a meno persone possibili. Parliamo di Call of Duty Black Ops 6, il nuovo capitolo della famosa serie di Activision. Perché ho avuto la possibilità di provare l'open beta, o meglio per chi ha preordinato il gioco, l'ho provata da un amico, e mi sono accorto che alcune cose secondo me rischiano di andare a, diciamo, colpire in modo negativo chi gioca da PC con mouse e tastiera. Mi spiego meglio. Allora, io ho visto che ci sono sicuramente delle caratteristiche in più, alcune positive, alcune negative. Di positive posso dirvi che finalmente a livello grafico le cose sono migliorate, nel senso che finalmente anche la serie Black Ops ha cambiato motore grafico e utilizza effettivamente quello di recenti Modern Warfare, quindi con i suoi pregi e i suoi difetti. Io ho visto sicuramente delle animazioni fatte bene, una grafica in generale fatta bene, forse il modello dei personaggi, degli operatori o comunque dei player non è proprio così bello da vedere, però diciamo che guardando nel complesso il tutto è un ottimo comparto tecnico. Di negativo, che vi dico al volo prima di passare al messaggio principale del video, ho visto che è più difficile sbloccare le componenti delle armi, quindi bisogna progredire un po' di più rispetto agli altri capitoli, che questo può essere un bene e anche un male, dipende dai punti di vista. Però una cosa che secondo me è assolutamente negativa è che tutte queste componentistiche non vanno a inficiare in maniera negativa l'arma. Questo cosa vuol dire? Che se negli altri capitoli, ma come anche in tutti gli altri FPS dove si possono appunto modare le armi, dobbiamo sempre star lì a bilanciare le varie componenti da inserire nell'arma per vedere che vantaggi e che svantaggi si danno in base al nostro modo di giocare, alle nostre, diciamo, esigenze per quanto riguarda quell'arma. In questo nuovo capitolo di Call of Duty ho visto che ci sono solo benefici, quindi le caratteristiche dell'arma vanno solo in positivo, non vanno in negativo. Non so se è una cosa che ho notato solo io, con le componentistiche che avevo sbloccato, con le poche che avevo sbloccato, e non so se questa cosa verrà veramente mantenuta nella versione finale. Ci potrebbero essere degli aggiustamenti, ma non credo, perché se si vanno a fare aggiustamenti a quel punto lì c'è da ribilanciare tutto, quindi vedremo un po' cosa faranno. Però secondo me è una cosa negativa, perché non hai più neanche l'interesse a star lì a sbloccare delle componentistiche o comunque a perdere del tempo a farti un bel setup o layout, come volete chiamarlo, per appunto avere delle caratteristiche in più nell'arma e sacrificare delle altre. Cioè, era bello giocare anche su queste cose, quindi vedremo questa cosa. Ma il messaggio che volevo portare in questo video era che i movimenti all'interno di questo gioco sono stati completamente stravolti. Questi movimenti vengono chiamati Omni Movement ed è una nuova caratteristica che praticamente dà un stile di movimento completamente diverso rispetto agli altri capitoli della serie Call of Duty. Questo cosa permette? Permette di avere meno tempi morti e quindi avere un gioco più frenetico, che, diciamo, da una parte può essere bello perché continui a muoverti, puoi ricaricare mentre corri, puoi fare salti, non fermi il salto, diciamo, perché devi caricare tutte queste cose. Però dall'altro rende il gioco completamente, a mio avviso, troppo veloce, troppo frenetico, secondo me. Già comunque Call of Duty sono giochi frenetici, quindi già quello c'è di base. Se in più aggiungiamo questa cosa è ancora peggio. Ma secondo me la cosa che ho notato io, perché da questo amico, lui gioca con il pad sul PC, mentre io gioco, ho sempre giocato con mouse e tastiera, proprio con il pad non riesco assolutamente a giocare a nessun tipo di FPS. E confrontandoci io mi sono accorto che usando mouse e tastiera è molto più difficile utilizzare quello stile di movimento lì. Poi magari sono impedito io, però leggendo anche sul web sembra che questa cosa sia provata, nel senso che anche altri che giocano con mouse e tastiera hanno riscontrato questa cosa. Quindi non vorrei che ci fosse un vantaggio ancora più marcato verso chi usa il pad, perché anche se negli altri Call of Duty non c'è questo Omni Movement, infatti è una novità di questo specifico capitolo, e credo sinceramente, ho paura che verrà portato anche negli altri capitoli, sembra che questa cosa vada ad avvantaggiare già
chi ha il pad rispetto a chi ha il mouse e tastiera, nel senso che chi ha il pad di suo è già avvantaggiato perché comunque ha dei filtri per i movimenti, per essere un po' più preciso, non dico che ha la mira automatica, ma qualcosa c'è perché ti deve aiutare un po' per bilanciare diciamo la meno precisione che ha rispetto a un mouse, qualcosa ti deve aiutare, quindi ci sarà qualche altro filtro eccetera. Con questo Omni Movement secondo me sarà ancora peggio. E se fosse una cosa limitata a solo le console, dici ok, va bene, diciamo che giocano tra di loro tra console e può andare così. Ma essendo che comunque c'è il cross platform, la cosa sarà veramente, secondo me, debilitante per chi ha mouse e tastiera. Ci si dovrà abituare un po', ma poi c'è il rischio che poi torni a giocare magari con un capitolo che ti piace più di quelli precedenti e non ti trovi più. In più ricordiamoci che su Warzone, almeno finché ci giocavo io, eri obbligato ad avere il cross platform attivo. Sul multiplayer classico di Call of Duty, quindi le mappe stile diciamo 6 contro 6 o le mappe anche più grandi stile Battlefield, se ci sono ancora, perché sono un pezzo che non gioco Call of Duty, quelli che ho almeno acquistato io negli anni precedenti, quindi Modern Warfare e Modern Warfare 2, in quelle mappe multiplayer piccole potevi disabilitarlo, però avevi di contro che il matchmaking era molto più lungo perché doveva stare lì a cercare molta più gente. Invece con abilitando il cross platform è un, diciamo, un ampio pubblico da cui attingere, di conseguenza la partita te la trova subito e parti. Però comunque secondo me diventerà un vero problema, ripeto, sono delle impressioni a caldo dopo averle appena provate, perché volevo un po' sentire anche la community di YouTube cosa ne pensa di questa cosa. A me sembra che si stia dando un enorme vantaggio a chi usa il pad, che già comunque chi lo usa, come ho detto precedentemente, ha già dei vantaggi di suo, e figuriamoci poi con questa nuova modalità di movimento che secondo me sarà molto deleteria per chi gioca con, o meglio, non per chi ci gioca, ma per chi non l'utilizza però da una periferica diversa, ovvero mouse e tastiera. Ripeto, il cross platform si può disabilitare sulle mappe classiche del multiplayer di Call of Duty, quindi diciamo quella della versione standard, quella che si paga, mentre su Warzone il cross platform bisogna tenerlo attivo proprio per obbligo, altrimenti proprio non ti fa giocare. Almeno era così fino a un po' di tempo fa, ma presumo che sia ancora così, perché deve unire tutti quanti i più player possibili appunto per poter fare le battle royale, diciamo, con tanta gente, e evitare di usare i bot, che forse sarebbe anche peggio. Quindi questo era un video di impressione a caldo che ho visto io, perché proprio bisogna proprio, cioè, se avete la possibilità di provare, provatelo, se riuscite con mouse e tastiera, e poi fare il confronto con il pad. Mi rendo conto che se giocate con mouse e tastiera è difficile, io avevo un mio amico che si gioca con il pad, quindi ci siamo parlati, ecco perché ho lasciato un po' in secondo piano le altre caratteristiche del gioco. Video veloce, vi avevo avvisato fino all'inizio, sto lavorando altri video, però appunto volevo fare questo per sentire un po' cosa ne pensate voi. Detto questo, io vi ringrazio, vi invito, non l'ho detto all'inizio, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un commento qui sotto, e ci becchiamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Watch out! Enemy health don't launch!